Di nuovo assieme per Telebelluno Agenda, vediamo qualche proposta per domenica 23 febbraio. Cominciamo parlando del Carnevale di Castion che è pronto a sbarcare in centro a Belluno per una giornata all'insegna dell'allegria e del divertimento dedicato a tutti e in particolar modo ai più piccoli. Si comincia al mattino con la Color Run, proposta a partire dalle ore 9:30, mentre a partire dalle 4:14 i carri allegorici della provincia di Belluno sfileranno in Piazza dei Martiri, portando allegria e divertimento in centro. E andiamo avanti con l'attività, sempre protagonista è il carnevale, però in questa occasione carnevale a teatro. Domenica 23 febbraio al Teatro Comunale di Belluno per la rassegna teatro di Comincio dai Tre del TIB Teatro sarà la volta di Peter Pan, una storia di pochi centimetri e piume, pluripremiato spettacolo della compagnia Eccentrici Dadarò, applaudito da pubblico e critica per la sua capacità di incantare spettatori di tutte le età. L'appuntamento è alle ore 17 al Teatro Comunale di Belluno per questa rassegna dedicata in particolar modo ai più giovani. E veniamo alle prossime giornate ad un'iniziativa prevista per martedì 25 febbraio. Protagonista è la cultura, martedì 25 febbraio alle 18 al Centro per la Storia e la Cultura d'Impresa di Via Mezzaterra a Belluno, con un altro incontro dedicato ai martedì del FAI, il consueto appuntamento in cui i giovani laureati presentano le loro tesi di laurea. Per l'occasione, martedì 25 febbraio, Chiara Mazzucco presenterà il suo progetto di restauro del ciclo affrescato ospitato nella piccola chiesa di San Giacomo il Maggiore, nella frazione di Colderoux, poco sopra Lentiai. L'appuntamento è aperto a tutta la popolazione. E con quest'ultima segnalazione noi terminiamo anche per oggi il nostro momento dedicato all'agenda di Telebelluno. Arrivederci.